E bella a tutti, sono in questo nuovissimo video per parlare della partita che si è conclusa da poco tra Roma e Genoa, finita 1-0 e la Roma appunto ha vinto, e questa è un'ottima cosa perché appunto la Roma adesso va a 50 punti se non sbaglio e 51 se ci dovessero dare il punto di Verona, e niente, quindi sarebbe ottima cosa, insomma, in vista delle prossime partite, diciamo. E ha giocato Diawara a centrocampo, che non ha fatto male. Anche Mancini ha fatto benissimo, ha segnato lui il gol. Smalling pure è tornato bene. Diciamo, destro non ha fatto il destro degli ultimi tempi. E diciamo che poi c'è stato pure un gol che ci hanno annullato, giustamente fuori gioco. E purtroppo ultimamente segniamo troppe volte in fuorigioco, cioè capita, oppure abbiamo, cioè tipo quando col Benevento potevamo avere rigore c'era fuorigioco, oggi potevamo segnare 2-0 fuorigioco, cioè è assurdo veramente sta cosa, perché non, cioè segniamo solo in fuorigioco. Poi vabbè, Maiorano oggi non è riuscito a segnare. Purtroppo molti lo criticano perché non riesce a segnare, effettivamente cioè c'è stato un periodo in cui lui era riuscito tanto a segnare, infatti mi sa che forse dalla partita quella là con lo Spezia in Coppa Italia, che poi lui ha cominciato a non segnare più, che lì vabbè, lì potevi passare il turno e vabbè, però comunque adesso vediamo, oggi ha giocato Bruno Perez. Con lo Shakhtar non dovrebbe giocare, quindi cosa un po' che mi fa temere, perché ricordiamo che appunto era 3 anni fa, ci fece passare il turno con lo Shakhtar grazie al suo piedino, per cui che tolse dalla linea, insomma, il gol, perché c'è stato tipo il fermo immagine che sembra, appunto, io l'avevo proprio visto bene, sembra che lui, cioè che sia Alisson a bloccarla, però in realtà è stato proprio lui che ha messo tipo il piede, l'ha alzato un pochino e ha tolto quella palla, perché se avessero segnato facilmente non avremmo passato il turno, perché andavano sul 3-1 e poi in casa, cioè, non sarebbe mai bastato 1-0, devi fare almeno 2-0 senza manco subire un gol, e quindi sarebbe stata un po' più complicata come partita. Poi non avresti fatto quello che hai fatto col Barcellona, e quindi vabbè, però vabbè, poi diciamo che a un certo punto sembrava che Mancini si era fatto male, ma sembra di no, perché alla fine è rimasto in campo, gli ultimi minuti è entrato Fazio, forse è uscito Mancini, perché no, da quelli, cioè, sì, mi sa che è uscito Mancini, sì, o Cristante, perché vabbè, non me ne sono accorto proprio troppo, però alla fine Smalling è rimasto e Smalling ha giocato veramente bene, quindi chiaramente Fazio non, cioè, Fazio è un ex giocatore, quindi cioè, veramente, veramente speriamo che quest'anno, cioè, alla fine di questa stagione, Fazio e Jesus, secondo me, cioè, no, aspetta, Jesus mi sa che se ne va perché gli scade il contratto, però Fazio non se ne vuole andare, cioè glielo devi rescindere il contratto, così come a Pastore, cioè se non se ne vuole andare gli rescindi il contratto, perché non, cioè, non possono rimanere, sono giocatori inutili, cioè se tu ti togli Fazio e Jesus e ne prendi un altro al loro posto più forte, ok, tu puoi avere 5 giocatori forti a centrocampo, cioè in difesa, ok, Cristante lo tieni, cioè potenzialmente puoi vendere anche Cristante a centrocampo, tieni Villar, Veretout, Diawara, se continua a far bene, e poi ti pigli un altro, ok? Però non, cioè, è inutile che tieni sti Fazio e Jesus che poi entrano e fanno male, che magari sono costretti a entrare perché hai Ibañez fuori, avevi Kumbulla fuori oggi perché si era fatta ammonire nell'altra partita. Cioè, capito? Cioè, non, cioè, è quella la cosa, cioè secondo me l'anno prossimo va
Vabbè, Bruno Perez andrà via, un pochino mi dispiacerà, però vabbè. E poi Santon pure deve andare via, perché tanto abbiamo sia abbiamo doppio terzino destro, che fanno però gli esterni destri, e poi a sinistra, secondo me, Calafiori bisogna darlo in prestito e prendere un sostituto di Spinazzola, perché quest'anno non ha mai giocato, e va bene che ha fatto bene qualche volta in Europa League, ma o qualche partita di campionato, ma pochissime, cioè. Quindi bisogna dare via un po' di sta gente, dare via quelli lì che torneranno e continuare col 3-4-2-1 se dovesse rimanere Fonseca, se dovesse andare via perché non arriviamo in Champions, o perché comunque arriviamo in Champions, ma, cioè comunque arriviamo in Champions, ma lui se ne vuole andare, boh, si vedrà, perché se viene uno che dice voglio giocare col 3-5-2 è una cosa, se arriva uno che dice voglio giocare col 4-2-3-1 o col 4-3-3 o col 4-5-1 è un'altra cosa. Quindi vedremo, insomma. Per cui veramente secondo me adesso ci stanno dei giocatori che sono veramente, no, scusate, ci sono dei giocatori che sono veramente 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 stanchi, perché veramente stanno giocando tutte, cioè Spinazzola, cioè, oggi hanno fatto bene a farlo riposare, così come anche ha riposato Vigliar, però alla fine ha fatto entrare pure Mkhitaryan alla fine. Quello è il problema, perché se tu avessi Mkhitaryan, Pedro e El Shaarawy, Mkhitaryan, Pedro e El Shaarawy, Mkhitaryan, Pedro e El Shaarawy, poi Pellegrini e Zaniolo, quindi questi cinque, che tu li puoi, cioè li puoi interscambiare, allora sì, c'è cioè tutti bene integri e tutto quanto, ok. Però purtroppo tu hai Shaarawy, che sta facendo abbastanza bene, anche se oggi non mi è piaciuto tantissimo. Pedro, che cioè, è andato benissimo fino più o meno a dicembre, e poi da gennaio in poi è andato male. Ma adesso sta andando un po' su alti e bassi. Cioè Mkhitaryan che è stanchissimo. Poi che altro c'hai? C'hai questi, poi Pellegrini adesso lo devi abbassare, c'è Carles Perez che sta, cioè, che gioca male, per cui questa è un po', scusate, quindi questa è la situazione, per cui non stiamo messi molto bene, diciamo, a livello di, insomma, di organico, perché hai la gente stanca, perché gioca sempre, pure Karsdorp è stanchissimo, perché tu hai questo problema che Calafiori, non si capisce che c'ha, per cui Bruno Perez qualcuno altro devi mettere a sinistra, Reynolds oggi poi alla fine, cioè Reynolds ci sta ma non è ancora pronto per giocare per tanto tempo, per cui boh, vedremo nelle prossime. Fatemi sapere cosa ne pensate, commentate, iscrivetevi al prossimo video, bello.